tutti amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi, rispondo alla domanda. Perché un ragazzetto mi ha detto: Corrado, ho 14 anni, mi dici più o meno quando è l'età giusta per iniziare a fare palestra, per non avere problemi fisici, non avere danni fisici di nessun genere, per crescere bene e per stare tranquilli. E adesso ne parliamo. Come al solito, prima di iniziare, se volete vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Allora ragazzi, non c'è una vera certezza in base agli studi, cioè nessuno ha la certezza di qual è l'età giusta per iniziare. È chiaro che più presto iniziate, più il fisico è meno pronto a sviluppare un corpo adeguato. Che significa questo? Io ho iniziato a 15 anni, ho iniziato perché sostanzialmente giocavo a calcio e la squadra dove giocavo non si riformò, non potevo andare a giocare altrove perché gli spostamenti erano troppo estremi per quello che mi potevo permettere all'epoca. Mia zia mi disse: vieni in palestra, vado anch'io e allenati. Io ho fatto un primo anno di palestra, ragazzi, molto sottotono, cioè non mi allenavo in maniera proprio intensa. Ero alto 1,84-1,85 m, pesavo 60 kg, avevo appena compiuto 15 anni. Ero così, secchissimo. Non avevo questa grande forza, ma mi sono impegnato anche poco per allenarmi bene. Poi ad aprile mi sono rotto il braccio, mi sono dovuto fermare, quindi furono, diciamo, 6 mesi dove 6-7 kg li misi per forza di inerzia. Però non mi sono allenato al top, ero nel pieno dello sviluppo, ragazzi, perché in terza media forse ero alto 1,50 m, ero il ragazzino più basso della mia classe. A 15 anni ero alto 1,84-1,85 m, ero il ragazzo più alto della mia classe. Quindi, effettivamente, ebbi uno sviluppo poderoso in poco tempo. È chiaro che già dal secondo anno, appena compiuto 16 anni, feci un anno duro. Mi allenai duramente, con pesi molto più elevati. Arrivai a 77 kg l'estate successiva, quindi misi quasi 15 kg. Certo, non tutti di massa magra, però comunque misi parecchia massa, feci un bel fisico. Ragazzi, da là diciamo che la mia crescita anche in altezza si è fermata. Ora molti dicono: ma non è vero, non ci sono certezze. Certo, non ci sono certezze. Io posso parlare per esperienza personale. Probabilmente io ho dato una limitata alla mia crescita in altezza con la palestra. Perché è semplicissimo, ragazzi. Io, mio padre era alto 1,96-1,97 m più o meno. Abbiamo le stesse mani. Se voi vedete le foto, ho le stesse mani di mio padre, sia nella forma che nella grandezza. Ho delle mani enormi e porto 47,5 di piedi, le stessissime misure di mio padre, le mani enormi anche lui e il piede come me, 47,5 di scarpe. Tutto ciò è stato avvalorato dal fatto che quando feci la visita militare i medici mi dissero: tu probabilmente saresti potuto crescere ancora di più in altezza, però il fatto che già avevo, cioè avevo 18 anni, già avevo un fisico molto sviluppato, dissero: probabilmente hai limitato la tua crescita in altezza perché ingrossando molti muscoli hai rallentato il tutto. Cosa ballata anche in un altro ambito. Comprai un paio di scarpe su subito.it, cioè erano delle New Balance bellissime, e di un ragazzo di Pescara. Quando vado a ritirare queste scarpe 47,5 di taglia, vedo questo qua e quest'altro 2,5 m. Mi guarda e mi dice: minchia, ma tu porti 47,5 di scarpe? Sì. Sporca miseria, miss. Non è che sei un nano, però rispetto a me sei molto più basso, mi disse. Strano che c'hai i piedi così grandi. Rimase scioccato. Cioè, per farvi capire, lui era convinto che io sarei stato alto più di 1,90 m, abbondante, per avere dei piedi così grandi. Invece io, praticamente, molto probabilmente, ho rallentato la mia crescita in altezza, perché mi sono messo a fare palestra duramente. Già a 17 anni caricavo 130 kg di punk, 150 kg di squat, e quello secondo me è andato a rallentare ulteriormente. E così, ragazzi, può succedere. Ecco perché vi dico, se voi siete ragazzi che volete sviluppare al meglio anche in altezza, vi conviene aspettare un po', e aspettare almeno 17-18 anni per iniziare ad allenarsi con i pesi in maniera seria e intensiva. Perché altrimenti potreste, secondo me, rallentare e bloccare potenzialmente la vostra crescita in altezza. Non solo quello, anche la pelle, ragazzi, quando siete molto giovani è tendente a rovinarsi. Che significa? Io a 17 anni, a forza di crescere in maniera spropositata, in pochi mesi misi 15-20 kg, ho strappato tutto, cioè ho avuto subito le smagliature qua dietro le spalle, le smagliature un po' in parecchie parti del corpo, perché la mia pelle evidentemente era troppo giovane
ebbe una crescita troppo veemente e si crearono queste smagliature. Evidentemente la pelle di un ragazzo troppo giovane non era pronta per questa espansione muscolare, perché più o meno già ero come mo' a livello di forma fisica generale. Quindi vi dico, è chiaro che se uno non si interessa a nulla di tutti questi discorsi, potete iniziare pure a 14-15 anni, non è un problema. L'importante è che andate, fate seguire, fate le cose bene, non fate i pazzi. Questo è il mio consiglio. Se invece volete raggiungere la massima altezza e il massimo sviluppo fisico, vi conviene aspettare verso i 18 anni, perché là più o meno sì, si cresce sempre. Io dai 16 ai 24-25 anni 2-3 cm ho messo. Prima ero 1,83-84 m, poi sono arrivato comunque a 1,87 m. Li metti lo stesso. Però di base, ragazzi, la crescita veemente c'è, cioè, durante l'adolescenza. Là crescete, là fate tutto quello che dovete fare. Pure mio fratello è cresciuto in pochissimo tempo, durante i 14-15 anni. Quindi vi dico io, questo è il discorso, bene o male, per chi vuole iniziare. Io vi consiglio di aspettare un po', se siete persone che volete avere il massimo sviluppo anche a livello di stazza d'altezza. Se a voi non vi interessa niente, vi interessa di più il fisico, allora mettetevi a fare palestra. Già presto potete farlo, perché ho iniziato a 15 anni, compiuti da pochi giorni. E non avevo mai fatto allenamento di pesi, ripeto, ero secco secco, e nonostante tutto sono riuscito comunque in poco tempo a fare un gran fisico. Quindi vi dico, potete scegliere voi, ma di base io aspetterei se volete avere il massimo sviluppo in altezza. Se no, se non me ne frega un cazzo, voglio, potete iniziare pure a 15 anni, a 14 anni, fatevi seguire, iniziate in maniera decente. Prima ve lo sconsiglio, raga, ma anche perché non siete molto coordinati nei movimenti. Secondo me il corpo è troppo acerbo per iniziare a fare un allenamento serio con i pesi. 12-13 anni è follia, eh. Io vi consiglio almeno aspettare già i 15 anni. Già, secondo me, è più o meno la soglia ideale. Se voi non avete preoccupazioni in base all'altezza che raggiungerete, già 15 anni, secondo me, è l'età giusta per iniziare. Io vi ripeto, la pelle probabilmente, se crescete tanto, avrà dei problemi, avrà delle smagliature, si straccerà in alcuni punti. Qua, per esempio, a me ho fatto subito le smagliature, qua dietro, un po' sui bicipiti. Purtroppo è quello, accade. Accade perché il corpo, a livello di pelle, siete ancora dei bambini e voi vi espandete muscolarmente, è chiaro che va a succedere quello. Però di base vi dico pure che, se a voi non mi interessa tutta questa storia, magari mettetevi delle creme che possono rendere più elastica la pelle da subito, perché è importante. Di base, ragazzi, questo è quello che penso io. Cioè, io tornassi indietro, aspetterei magari un altro paio d'anni, perché anche se io comunque poi ho avuto pure la motivazione di volere il fisico, Pietro Taricone, Van Damme, c'erano tutti questi fisicati, quindi se avevi il fisico piacevi di più alle ragazze. Però capendo che comunque se non c'è altro, le ragazze che conquisti col fisico sono quelle che sono, quindi vi dico la verità, si poteva aspettare. Sì, certamente, grazie a Dio non mi posso lamentare, perché comunque non è che sono 1,40 m, quindi bene o male io comunque ho compensato un'ottima altezza con un ottimo fisico per tanti anni. Però sarei potuto crescere di più, sarei potuto diventare pure 1,93 m, 1,94 m. Non mi sarebbe piaciuto, vi dico, 3-4 cm in più non mi sarebbero dispiaciuti, ma non di più, perché dopo, se sei troppo alto, c'hai tanti altri problemi che vanno a rovinarti lo stesso. Alla schiena, al collo, ti pieghi in avanti molto velocemente, perché l'altezza, più sei alto, più sei tendente a rimpicciolirti velocemente nel tempo. E quindi niente, ragazzi, questo volevo dirvi. Questa è una mia idea, sono mie idee, non c'è una base scientifica dietro. Non avete a scrivere i commenti, no, ma tu, ma sopra, ma sotto. È una mia idea. Questo è quello che penso io. Fate quello che vi pare. Se volete andare in palestra, pure a 12 anni, per me potete fare quello che vi pare. Io lo sconsiglio, l'ho sconsigliato a tutti quelli che sono venuti in palestra, perché per me, prima dei 15 anni, bene o male, non conviene. I risultati sarebbero inferiori, in più rischierete di avere degli effetti collaterali. Aspettate un po', se potete aspettare 17-18 anni ancora meglio, tanto poi se vi allenate bene in un anno o due fate già un gran fisico, quindi comunque recupererete. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.